ricompensa. Vi ricordo che chiaramente all'ingresso troverete uno scatolino dove poter fare delle offerte, perché va pagata anche la mia prestazione sul palco in tutto ciò. Allora io rimango giù per antica abitudine, in verità ho insistito molto perché volevo portarvi i saluti di Vincenzo De Luca, che è un caro amico salernitano, e quindi volevo che, come dire, mi ha telefonato poco fa, mi ha detto mi saluti tutta quella combriccola, e allora sono qui per portare il saluto. Però a parte le battute, penso che sia importante forse dirci una cosa. Noi abbiamo un solo metodo per cercare di incidere realmente. Dobbiamo semplicemente essere molto umili, dobbiamo avere quella sana umiltà e quella sana voglia di sentirci partecipi di qualcosa che è più grande di noi. Qua nessuno di noi, ma loro si sono messi in alto perché sono freschi, ma poi si abbassano subito, diciamo nessuno di noi è più in alto, infatti è già assurdo che noi abbiamo una situazione con un pacco e qualcuno che ascolta. E sarebbe bello pensare che siamo tutti quanti in un circolo, ecco, immaginiamoci così, però veramente dobbiamo avere l'umiltà di pensare che ognuno di noi può e deve fare qualcosa, nessuno deve pensare che c'è, sono loro e loro sono loro che devono risolvere i problemi. Tutti quanti noi ci dobbiamo, come è stato già detto da qualcuno, andarci a leggere il regolamento del comune dove viviamo per capire se possiamo fare una petizione o un'iniziativa popolare. Abbiamo un problema? Leggiamoci una delibera di un consiglio comunale, scriviamola come vogliamo noi, raccogliamo le firme e interagiamo e interveniamo. Non c'è altro metodo, nessun altro metodo. Noi non possiamo risolvere i problemi di nessuno se non tutti quanti insieme. Allora, l'unico metodo che noi possiamo applicare è applicare quello che abbiamo sempre fatto in tanti anni, nel movimento o anche fuori dal movimento, perché il movimento è uno strumento. Quello che è importante è l'attivismo, agire, ma lo possiamo fare col simbolo del movimento, lo possiamo fare con un altro simbolo, possibilmente non uno di partito, insomma, ecco, però concettualmente il volere partecipare e sentirsi attivi. Adesso sarebbe bello che ognuno di voi salisse e dicesse: io ho questo problema, vengo qua, lo faccio io, chi mi aiuta? Questo sarebbe bello, perché in questo modo uno si mette a disposizione e chiede agli altri di andare su una strada, di dargli una mano. Non chiediamo agli eletti di fare qualcosa, facciamolo noi. Ciao. Grazie. Allora, a questo punto chiamo l'europarlamentare Pericini, perché anche lui ha chiesto di fare un intervento in modo da completare quella che dicevamo prima, la filiera politica del Movimento 5 Stelle. Grazie. Io mi chiamo Gianni Paolo Pericini, sono di Foglianese, Benevento. In realtà sono stato eletto in prima tornata in Basilicata perché sono residente lì, però sono di Foglianese. Vi voglio portare soltanto alcune voci dall'Europarlamento, dal Parlamento europeo, per dirvi che noi stiamo lavorando tantissimo sui temi che non hanno un impatto immediato qui in Italia, purtroppo, però sono probabilmente, se non combatti nella maniera adeguata, sono i temi che azioneranno le proteste future se non si fa quello che si dovrebbe. Sto parlando ad esempio di OGM, sto parlando di biocarburanti, sto parlando di economia circolare, sono tutte le cose fresche su cui stiamo lavorando in questo momento e che probabilmente rappresenteranno il futuro di domani, sia per poter uscire dalla situazione attuale, sia per combattere quella che stiamo vivendo. E lo stiamo facendo con il piglio del 5 Stelle, probabilmente filtra pochissimo dall'Europa perché ha un po' troppo poco interesse, però lo stiamo facendo col piglio dei 5 Stelle cercando di costruire, di ricostruire la reputazione che l'Italia ha perso nel tempo. A fianco a noi c'è gente come Fitto, c'è gente come Barbara Matera, c'è gente come Cesa, gente impresentabile che davvero ha contribuito a creare questa reputazione che l'Italia ha in Europa, cioè praticamente ci ridevano dietro. Piano piano il 5 Stelle sta cominciando a ricostruire una reputazione per l'Italia, questo ve lo volevo dire, è importante che lo sappiate. Altra cosa, più volte si è detto che c'è bisogno di concretezza, io sto qui per questo, sto qui per fare una proposta, per alcune proposte che voi potete portare a casa e che possiamo implementare poi nel futuro mettendo insieme un po' le risorse che si stanno creando ai diversi livelli, in Europa, al Parlamento nazionale, oggi al Consiglio regionale e nei comuni, ma anche e soprattutto con gli attivisti.
Di cosa sto parlando? Qui c'è anche Isabella Di Norfi, stiamo lavorando su un progetto che riguarda i fondi europei. Piano piano stiamo mettendo su questa cosa, perché questo strumento invece ci permette di impattare direttamente sulle attività politiche sul territorio, per fare qualcosa di costruttivo che la gente sente. Allora abbiamo cominciato a costruire un gruppo di lavoro di gente che è specializzata sui fondi europei lì in Europa, dividendoli un po' per attività, perché i fondi europei sono una cosa immensa, sono i fondi diretti, i fondi indiretti, ci sono i fondi per l'ambiente, per la salute, per la cultura, ce n'è un mare, e entrare in ognuno di questi argomenti è fondamentale per poter cominciare a implementare queste attività anche sul territorio. La nostra idea è fare qualcosa lì, un gruppo lì, che possa corrispondere a un gruppo anche a livello regionale e che possa avere un rappresentante anche nei singoli comuni che adesso hanno dei rappresentanti, in modo tale che, visto che stiamo diventando forza di governo un po' alla volta, lo stiamo facendo, forse neanche ce ne rendiamo conto, ma il successo che stiamo avendo è davvero repentino, questo ci deve cominciare a far credere davvero che domani può succedere che prendiamo in mano l'Italia. Quindi dobbiamo essere pronti a quell'occasione. Dobbiamo avere la possibilità di dimostrare che con i fatti, non soltanto con le parole, che quello che facciamo poi corrisponde a quello che volevamo fare. Allora la mia proposta è questa, poi scriverò un documento, lo scriveremo insieme con Isabella, lo scriveremo con Rosa che si interessa proprio, Rosa D'Amato, che ha proprio la commissione corrispondente ai fondi regionali, ai fondi europei, e comunque scriveremo questo documento proprio per stabilire questa organizzazione. Intanto stiamo preparando un evento da fare lì al Parlamento europeo con i rappresentanti della Commissione, che possono darci queste informazioni, le possono trasferire a chi di voi salirà. Adesso stiamo identificando le persone, e attraverso questo primo incontro, poi ne seguiranno degli altri, cominceremo a implementare queste informazioni e poi a distribuirle sul territorio. Però mi raccomando, voi avete il compito come attivisti di costituire questi gruppi di lavoro equivalenti, chi di voi ha delle professionalità che possa essere spese in questo senso, che lo facesse, si mettesse insieme in modo tale che noi riusciamo a fornire le informazioni a tutti quelli che ne hanno bisogno e cominciamo a prendere questi fondi e a fare qualcosa di concreto diverso da quello che hanno fatto finora. Perché due sono le cose. I fondi non sono stati presi fino ad ora, sono ritornati indietro la maggior parte, e con questo veramente è una vergogna per l'Italia. Quelli che sono stati presi dai mafiosi, dai camorristi. La maggior parte dei fondi che sono entrati in Italia sono stati utilizzati non ai fini della collettività, ma ai fini personali. Quindi dobbiamo entrarci noi e dimostrare che quella roba può essere fatta diversamente. Seconda piccola cosa che voglio dire, per dare qualche suggerimento su come utilizzare questa istituzione, l'istituzione europea. Noi abbiamo creato un progetto che si chiama Punto Zero, abbiamo delle piccole disponibilità economiche, non si tratta moltissimo, loro, i partiti, i gruppi politici le utilizzano in maniera sconsiderata, fanno cene, fanno quello che vogliono. Noi abbiamo utilizzato questi fondi creando di fare qualcosa di serio sul territorio. Il Punto Zero è uno di questi temi. Abbiamo costituito un gruppo di persone specializzate, abbiamo comprato dell'attrezzatura per fare del monitoraggio sul territorio per gli aspetti ambientali. Prendiamo i parametri ambientali, li andiamo a misurare, possibilmente prima che ci sia qualche industria, qualsiasi elemento che può compromettere la situazione ambientale di un territorio, ma non solo, anche il monitoraggio laddove c'è già, facciamo queste misure e facciamo denuncia prendendo noi i dati direttamente, visto che sappiamo che le ARPA non fanno questo mestiere, proprio perché i direttori generali sono nominati dalle regioni e quindi sono nominati proprio per stare zitti, lo sappiamo come funziona. Quindi io vi dico con questo, purtroppo i fondi non sono moltissimi, vi dico con questo, fatevi voi adesso in Campania, io naturalmente abbiamo iniziato questa cosa in Basilicata, ma fatelo anche qui, cominciate a parlare di questo, fate una gerarchia dei siti che ritenete essere più critici da questo punto di vista, per due o tre riusciremo entro quest'anno probabilmente a fare il punto zero, a fare questa cosa e poi dopo a spenderla anche dal punto di vista comunicativo per i risultati che ci saranno. Grazie. Ultima cosa, davvero ultimissima, le interrogazioni parlamentari, siamo a disposizione per quello. Quando avete qualcosa quando ci sono dei fondi spesi male oppure ci sono delle criticità di tipo ambientale, noi siamo a disposizione, abbiamo ottenuto grandi risultati. L'abbiamo ottenuti perché abbiamo avviato una
una procedura di indagine in Basilicata, siamo riusciti a dimostrare che dei fondi europei 140 milioni di euro erano stati stanziati per la terra dei fuochi, ne hanno spesi soltanto 8, con le semplici, cioè 180, con le semplici interrogazioni parlamentari. Siamo a disposizione, rivolgetevi a noi. Grazie per Nicola, passiamo...